Buonasera a tutti, un saluto da parte dell'amministrazione comunale di Tiesi, che ha il grande piacere di ospitare qui la prima presentazione ufficiale di questo volume, quindi ci riteniamo veramente orgogliosi di questo e vi ringraziamo appunto per aver scelto il nostro paese. Spesso conosciamo come il paese del formaggio, ma se si è scelto forse di presentare questo volume proprio qui per la prima volta, anche perché Tiesi, diciamo, nella sua storia ha fatto valere il suo nome anche per la produzione letteraria, in particolare quella poetica. Ricorderete tutti i nomi più noti della poesia tiesina, quindi i vari Ninni di Epiretta che sono quelli più conosciuti, perché hanno solcato i palchi di tutta la Sardegna come in qualità di poeti estemporanei, ma c'è anche un infinito numero di persone che hanno fatto produzioni anche di qualità, sono mai rimasti un po' più nell'ombra. E la produzione poetica Tiesi continua anche. Per esempio abbiamo qua presente Angelo Fada che sta facendo valere le sue opere, che stanno avendo riconoscimenti importanti anche fuori dalle mura paesane. Quindi siamo veramente curiosi di vedere questo parallelismo tra due culture vicine geograficamente, ma magari un po' distanti per le peculiarità. Vediamo come si possono intrecciare proprio in questo evento di stasera. Grazie a tutti.